pensare oggettivamente, quando le nostre intenzioni non sono giuste, non sono orientate al bene dell'altro e cerchiamo egoisticamente conforto per noi. Ogni decisione egoistica ci porta al male e ci allontana da Dio. Oggi dobbiamo impegnarci a cambiare il punto di riferimento dei nostri ragionamenti. Invece di cercare ciò che è bene per me, cerchiamo ciò che è bene per il prossimo, per chi ci sta accanto. Impareremo in questo modo a volere veramente bene agli altri e a volere un vero bene verso noi stessi. Liberiamoci dall'egoismo per essere liberi di entrare nel regno dei cieli con coloro che giudichiamo essere peccatori, inferiori e pagani. Qual è la tua prima risposta alle ispirazioni divine dello Spirito Santo? Se riconoscere un comportamento egoistico, cosa vuoi fare per abbattere il tuo egoismo?